Ciao amici, ben ritrovati. Siamo nuovamente in provincia di Belluno e oggi vogliamo raccontarvi la storia di una diga. Una diga che doveva essere utilizzata per produrre preziosa energia elettrica e invece non è mai servita per generare nemmeno un watt. Ma perché questa diga è così sfigata? Perché non è stata mai completata. Diciamo che è stata letteralmente lasciata a metà e forse anche un po' meno di metà. Andiamo a vedere quindi cosa rimane di questa opera e per cercare poi di scoprire anche la sua storia e le cause dell'abbandono di questo progetto. Seguiteci in questa nuova esplorazione e già che ci siete, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale! Ecco, ci troviamo proprio su quello che doveva essere il coronamento di questa diga, che non è mai stata completata. Stiamo camminando sulla sponda destra della parete che avrebbe ospitato questa grande diga, che doveva essere realizzata dalle Sade. Fa impressione proprio il baratro che abbiamo qui davanti, saranno almeno 100-120 metri che in pratica era l'altezza massima di questa diga. Scoprire le ragioni che hanno portato a costruire questa diga significa fare un salto indietro nel tempo di quasi un secolo, ai tempi in cui iniziò lo sfruttamento massivo dei corsi d'acqua a scopo idroelettrico. La zona di Belluno, il Cadore, la Gordino, la Valle del Piave erano considerate delle vere e proprie miniere d'acqua da sfruttare per produrre preziosi megawatt di energia, indispensabili a soddisfare la forte richiesta industriale del dopoguerra. Protagonista indiscussa nella progettazione, costruzione e gestione di impianti idroelettrici, a quel tempo era la Società Adriatica di Elettricità, nota come SADE, una società privata di Venezia considerata un colosso nazionale nel settore elettrico, con 7.000 dipendenti ed una rete ad alta tensione di 12.000 km che alimentava 800 comuni. Per sostenere la crescita economica degli anni 50 era fondamentale lo sviluppo di nuovi impianti di maggior potenza con cui alimentare le industrie più energivore e tale necessità portò alla realizzazione di decine di dighe e centrali sulle montagne del Veneto nord-orientale, quasi tutte progettate dalla SADE. In questo settore, infatti, le capacità tecniche dell'azienda erano di altissimo livello e non si contano gli impianti idroelettrici costruiti o gestiti dalla società veneziana.
In quel periodo erano in fase di realizzazione anche le 6 dighe del colossale impianto Piave, Boite, Maeva, Yont, destinato a rimanere per sempre nella memoria collettiva degli italiani per il grave disastro causato proprio da quest'ultima diga mentre era ancora in fase di collaudo. Tale progetto, senza dubbio il più ambizioso e complesso mai realizzato dalla società, era volto a massimizzare lo sfruttamento dell'acqua grazie ad un'enorme diga, la più alta del mondo, pensata come il fulcro dell'intero sistema denominato Grande Vaillant. Il lago artificiale così creato sarebbe divenuto una vera riserva strategica in cui raccogliere l'acqua proveniente da diverse valli per poter produrre energia anche nei periodi di bassa piovosità. Come noto, i problemi di stabilità del Monte Toc non vennero studiati adeguatamente e la volontà di portare a termine ad ogni costo il progetto, riempendo il lago nonostante i segnali preoccupanti della montagna, causarono l'immane frana del 9 ottobre 1963, che determinò una delle tragedie più grandi di tutti i tempi, con oltre 2000 vittime. Nello stesso periodo, un altro grosso impianto idroelettrico era in fase di realizzazione sul Cordevole, un torrente dalle grandi potenzialità idrodinamiche che nasce sul Passo Pordoi. Inizialmente sfruttato solo con modeste macchine idrauliche, prevalentemente presso piccoli opifici e segherie, dai primi anni 30 questo corso d'acqua divenne oggetto di studio da parte della SADE, in quanto utilizzabile come preziosa fonte di energia idroelettrica. Tra il 1937 e il 1962 vennero costruite una decina di centrali per una potenza complessiva superiore a 110.000 cavalli. Per ottimizzare l'utilizzo dell'acqua e rendere più efficiente il sistema, venne pensato un ulteriore serbatoio presso Caprile, in località Digonera. Questa valle ben si prestava alla costruzione di una diga di grandi dimensioni, presentando una stretta naturale dove poter impostare lo sbarramento. Gli studi iniziarono alla fine degli anni 50 e nel 1961 partirono i lavori, quando la diga del Vaillant era ormai quasi ultimata. Il bacino di Caprile avrebbe alimentato il terzo gruppo della centrale di Savinère, già in esercizio da qualche anno, con l'acqua proveniente dal lago Fedaia. Oh, semmai provvedo io da qua. Ok. Ma pensi di essere andato più giù di quello che avevamo visto nella fotografia, oppure pensi di essere sopra? Ormai sono ancora 15-20 metri insomma al torrente. Ah sì, è andato così giù, ma no, non penso che sia così in basso, eh? Adesso provo a fare un altro confronto posizione rispetto alla foto, vediamo. Ok. Adesso stiamo cercando il vecchio cunicolo di scarico, non è affatto semplice perché la situazione qui è abbastanza impervia, sono rocce franose, abbiamo delle coordinate più o meno di dove dovrebbero essere questi imbocchi di vecchi scarichi, però non, al momento purtroppo non riusciamo a trovare nemmeno uno di questi imbocchi.
cominciamo a intravedere il torrente. Sono già sedi di almeno 70-80 metri. Ogni metro è guadagnato al prezzo di una fatica pazzesca. Bucone. Lo sotto si nasconde. Vabbè, qualcosa abbiamo trovato, adesso vediamo dove ci porta questo buchetto. A destra. Sembra uno scarico questo qua, perché questa è la sezione qua della galleria. Intanto c'è un buco, questo è già una cosa positiva. E prosegue. E va avanti. A sinistra. Boh, interessante. Sì. Boh, proviamo a andare a vedere dentro, dai. Andiamo. È un discreto tiraggio di aria. Vieta ben tondo in cemento. Aspetta, uno più vicino. Effettivamente sembra l'abbozzo di una condotta. Avrà un metro abbondante di diametro, un metro e mezzo. Sì, su uno e mezzo, sì. Come quasi tutte le dighe, anche il serbatoio di Caprile era dotato di 4 scarichi, oltre alla presa per alimentare la centrale. Gli imbocchi delle gallerie di scarico si aprono tutti sulla sponda destra a quote diverse e superano la diga con una curva lunga qualche centinaio di metri sotto la montagna. Raggiunto lo scarico di fondo a quota 1070 metri, è possibile apprezzare le dimensioni imponenti dello scavo al grezzo. I lavori, infatti, dovevano essere completati rifinendo le pareti e realizzando la camera di manovra delle paratoie, di cui se ne intravede l'abbozzo scavato nella roccia. Travi di legno completamente marce, anche se alcune sembrano ancora buone. E questo qui forse era per passare i cavi, i fili di rame. Accordi di tubi idraulici o pneumatici. Qui siamo verso il fondovalle, quindi ben oltre la diga. Abbastanza ben conservati, direi. Asciutti. Il tipico carrello delle miniere, è solo la parte, diciamo, di rodiggio, non manca il contenitore. Sulla parete qui davanti c'è questo albero che impedisce la visuale. Come vedete, sì, saremo a un 70 metri sopra il torrente. Lì c'è il ponte.
nella parte alta della galleria si innesta un cunicolo che permette di raggiungere il vano dell'ascensore, dotato di 26 rampe di scale in ferro. Questo pozzo, profondo quasi 100 metri, avrebbe collegato i locali tecnici sottostanti con la cabina a comandi centralizzata posta sulla sommità della diga. Esso sembra il fratello minore di quello presente sulla diga del Vaillant, molto simile per forma e sezione. A metà altezza di questo impressionante manufatto si incontra un cunicolo che doveva raggiungere la camera di manovra delle paratoie sullo scarico di mezzo fondo. La galleria di tale scarico si trova 45 metri più in alto rispetto all'altra. Sessant'anni fa, questi ambienti brulicavano di operai al lavoro poco prima che arrivasse l'ordine di sospendere, con effetto immediato, ogni attività in questo cantiere, decretando così la fine del progetto. Tutto è stato abbandonato improvvisamente, da un giorno all'altro, persino alcuni attrezzi da lavoro visibili ancora in qualche angolo. Questo scarico era già in fase avanzata di costruzione, con i ferri di armatura della condotta appena posizionati e pronti per il getto del calcestruzzo che mai più si farà. Decidiamo di scendere fin giù e poi da lì vediamo da farsi, vediamo se riusciamo a trovare la benedetta galleria. Oh. Siamo arrivati al torrente, ragazzi, vediamo cosa c'è qua, a vedere. Ecco finalmente la diga anche da dietro. Sì, quello sono i giunti di suborizzontali. Allora, un altro veloce benedetto portale. Andiamo. La seconda, eccolo lassù, non so se riuscite a vedere, ma è tutto sopra là. Oh, non è impossibile da raggiungere, secondo me. Oh, proviamo, Abbiamo finalmente raggiunto il greto del torrente Cordevole a monte della sfortunata diga di Caprile. Purtroppo la bocca della galleria che volevamo visitare non è affatto accessibile, abbiamo trovato una bella grata molto, molto robusta che ci impedisce l'accesso. Adesso vediamo di risalire e poi andremo a dare un'occhiata su a monte, a vedere un po' il coronamento e tutte le opere che meritano certamente di essere viste. La prima parte del reportage termina qui. Nel prossimo video vi faremo vedere altri manufatti interessanti, compresa la gigantesca turbina della centrale montata 60 anni fa e mai entrata in funzione. Continuate a seguirci anche nella seconda parte dell'esplorazione iscrivendovi al canale e attivando le notifiche. Ciao!